Mia cara benvenuta, sai anche tu, sei stata attrice, ora sei una didatta, ti dedichi alle persone più fragili, che è molto bello, te ne sono grata. Sei entrata con Aggiungi un posto a tavola, lo vogliamo vedere subito? Lo vediamo subito, vai. E questo sarebbe il sindaco? Allora io ho creduto a te, non al santo, io ho anche acceso una candela in tuo onore. Veda di non farlo mai più. Fossi matta. È quello che sospetto, femmina degli anciparti. Povero relitto umano. Brutto imbroglione, debole di reni e di cervello. Ma come ti permetti? Io sono stata redenta dall'amore, sai che te credi? Tutto in me è eterno, tranne la pazienza. Sono Dio e te lo proverò. E come, come, come? Così, strullo. Papà, Paolo Panelli faceva il sindaco Crispino, gli si bruciava la veste, no? Con sì. Effetti scenici. Sì, che non c'erano i trucchi all'epoca, bisognava inventarlo con il costumista. Sì, quindi quello che mi ricordo è che aveva un doppio costume, uno sull'altro. E sotto c'era quello bruciato e sopra aveva quello. E dietro c'era un meccanismo per cui durante i lampi veniva strappato via e il Ma è vero rimaneva... che lui faceva scherzi in continuo ai suoi colleghi in scena? Ininterrottamente. Ma di che genere? Il suo gioco era quello di vederli ridere, perché a teatro una minima sfumatura, un minimo cambiamento fa venire subito da ridere, no? E quindi lui voleva vedere i colleghi ridere. E a un certo punto addirittura è riuscito a pagare la multa in anticipo, pur di fare gli scherzi, perché a teatro si multano gli attori che fanno gli scherzi o che fanno commettere. Perché mettono in difficoltà il conduttore. Lui pagava in anticipo e poi faceva lo scherzo che faceva ridere la compagnia. Fantastico. Perché era così? Perché si annoiava nelle repliche. Quindi le repliche erano troppo lunghe, anche perché non è come adesso, all'epoca si facevano, non so, 3 anni di uno spettacolo tutti i giorni di tutto l'anno. E quindi voleva variare. Paolo Panelli, Daria Scala e Nino Manfredi, Canzonissima 1959. Ci occuperemo di tutto, sport, moda, costume, politica. In una parola ci hanno dato carta bianca, dico io. Tanto è vero che la prima canzone in programma stasera sì. Verrà presentata con una battuta di saporosa attualità. Sì. Dilla tu, Delia. Dilla. Che differenza passa fra la prima canzone in programma stasera sì. E l'onorevole Partoni Griffi? No. Chi è? Come no? No. Cominciano, No. Che differenza passa fra la prima canzone in programma stasera e l'onorevole Partoni Griffi? Questo non si può dire! Prego. Non si era detto che si aveva carta bianca? Credevo che la mia carta fosse bianca. Ma dico... Non finisce mica così, ci io sentiranno. Io non mi lascio tarpare le ali. Gianino, certo. Qui ci tarpano. Certo, scusa, che fanno? Ci tarpano. E non ci tarpate, tarponi. Ma io, prima di farmi tarpare, vado su. Certo. Non penseranno mica di aver scritturato sì. Delia Scala, Panelli e Manfredi. No, Delia Scala, Manfredi e Panelli. Dopo stai. Delia Scala, Manfredi. E Panelli, per fargli dire... La prima canzone in programma questa sera è... Viene Menzuonno. Che occupa il quarto posto in classifica. E che vi sarà cantata da... Fausto Cigliano! Beh, che cosa ti colpisce di questa televisione, Laura? Che io avrei voluto fare quella televisione. Invece... Ah, sì? Sì, assolutamente. Perché secondo te cosa aveva di diverso? Mi ci metto proprio... Mi ci trovo benissimo in quel tipo di spettacolo. La spettacolo, il varietà, insomma... Quell'eleganza. L'eleganza, la disciplina, le regole che c'erano nello spettacolo che oggi abbiamo un po' perso, diciamo la verità, in quel tipo di spettacolo, ovviamente. Mamma Bice si conobbero recitando, no? In accademia. In accademia. In accademia d'arte drammatica. Si sì. Amarono, come si conobbero? Mio padre si innamorò subito di lei. Lei no. Bisognava convincerla. E con molta tenacia, perché era tosto,
E alla fine ci è riuscito. Papà soprattutto è riuscito a convincere la famiglia di lei, che era più borghese. Per in un'intervista alla Stampa lei diceva: mio marito lo vedrebbe bene all'ergastolo, in galera Paolo sarebbe l'uomo più felice del mondo. Ma si sarebbe... avrebbe tutto il tempo che vuole per lavorare in falegnameria, orari precisi, tenere ordine la cella, chiuso lì per sempre, ma da innocente per un errore giudiziario. Cioè... non lo so, immagino che volesse dire che lui era in grado di organizzarsi dovunque si trovasse, e lui organizzava teatro piuttosto che falegnameria, piuttosto che fotografia, era un appassionato, e quindi si sarebbe organizzato, avrebbe fatto un gruppetto di detenuti piuttosto che di guardie carcerarie, avrebbe diretto tutti dicendo tu fai quello, tu fai quello. Che cosa li teneva insieme i tuoi genitori, oltre ovviamente la passione per lo spettacolo? Io credo il senso dell'umorismo, moltissimo. Grande cosa. La grande Bice Valori la rivediamo qui nel giornalino di Gian Burrasca, questo è proprio un archetipo della televisione di tutti i tempi, la regia era di Lina Wertmüller, peraltro oggi è un anno dalla morte di Lina Wertmüller e quindi siamo ancora più felici di farvela vedere. Lei faceva la direttrice dell'istituto, la direttrice, no? Cosa? E recitava in ginocchio. Recitava in ginocchio e c'era ovviamente Rita Pavone, vai. La Gian Burrasca. Oh, disgraziata, cosa vedo? A rischio di cadere giù e di sfracellarmi. Ah. Che ti racconto io poi ai vostri genitori? Vieni giù immediatamente, bidello, una scala, portatelo giù. Certo, vengo giù, che ho da raccontare qui tre cosette alla classe dirigente. Ma cosa tu c'hai da raccontare, è una schifezza! Una schifezza! Ma cosa tu mi dici? Tutto questo istituto è una schifezza. Ma cosa tu dici? Ma tu sei impazzita, figliolo? Guarda te che un mocciolo... Pure il cappello del caldaione è caduto, la mia scarpa, la rigovernatura dei piatti, la famosa minestra di magro, la casalinga, eh? Ma tu sei di molto pertinente, sta figliolo? Ma se tu mi hai rovinato anche la biancheria, ma tu lo vedi? Con che la retta che parliamo. Tu mi hai rovinato tutto quanto il corredo. Ma la raccogliate che è meglio. Oh, figliolo, la mia mamma la sera tanto impegnata. Vergogna! Guarda lì un bambino con latte in bocca, mi si permette di parlare alla sua direttrice. Io sono la tua direttrice, sa? Non ti piace il tuo clown? Ma la smetta! Ma tu parlerai, sai, figliolo? Istituto Pierpaoli, Pierpaoli! Vergognarvi! Favolosa Rita Pavone, che poi ci segue spesso su Twitter, quindi la salutiamo. Tu avevi 7 anni quando uscì questo sinceramente sceneggiato. Non me lo ricordo adesso, però io mi ricordo le prove di mia madre in casa, in cioè ginocchio. Cioè si andava in ginocchio. Una cosa che gli psicanalisti ci guadagnano, eh? Cioè? No, nel senso che erano strani loro quando provavano a casa, no? Avere la madre che invece di essere la figura così di rappresentanza, lei scorreva in ginocchio per tutta casa. Capisci? Era probabilmente alta come me all'epoca. Quindi era molto molto divertente. Lei si è divertita moltissimo a fare questo ruolo. I coniugi Cecconi, vai. Studio 1. Buonasera, sor Luttazzi. Buonasera, loro chi sono? Perché? Non si vede? Non ci ha riconosciuto dalla statura media, dal vestito medio, dal peso medio, dallo sguardo opaco e rassegnato? Siamo i coniugi medi italiani, i coniugi Cecconi. E per precisare, Cecconi Bruno. Cecconi Bruno Stanghellini da ragazza. Molto bene. Allora io vi lascio esporre i vostri problemi e mi ritiro, con permesso. Grazie. Io sor marito, maschio. Er padre de famiglia, il conducator. Infatti a casa mi comporto come Caribardi. Obbedisco. Io sono la moglie, la donna, la gentilezza, la devozione, la grazia. E la giustizia, chiamane il sergente de Fero. Che poi ironizzare sulle coppie del 1965, no Samuel? Beh, cambia poco da quelle attuali, sinceramente. Tu dici, cioè cambiano Italia, i tempi, tu... ma bene o male, gira e ti rigira, è sempre quello. Cioè, la moda cambia, va bene. Beh, i ruoli sono diversi adesso nelle coppie. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, a te sì. Non ti verrebbe in mente di dire a Tania, io sono il padre di famiglia, il, com'è, il capofamiglia, no? No, assolutamente no. Però dietro un grande uomo c'è sempre stata una grande donna. E viceversa. E viceversa. Quindi, di conseguenza, anche i tempi, nonostante ci fossero queste diversificazioni, secondo me, c'è sempre stato un ruolo della donna.
donna all'interno della famiglia molto molto importante. E loro come erano invece a casa? Chi erano, come si descrivevano, i coniugi Cecconi? No, oppure non per molto, niente? No. No, perché erano, lavoravano tutti e due, quindi tutti e due avevano una carriera da portare avanti insieme e anche parallelamente. Mia madre non ha mai cucinato neanche un uovo al tegamino. Tant'è che ridevano, quindi... la coppia tradizionale qui, no? Sì, sì, sì. E a te sì, ti mancava questa cosa? Ma forse da bambina un po', a quei sì, tempi, sono sì, stata grata alla tata, che è stata il mio uovo al tegamino, diciamo. Però ero contenta della loro realizzazione, del loro successo, anche da piccola, devo dire. Tu hai recitato con loro, li vediamo anche. Giochiamo al varieté, fantastico. Nell'acqua del ruscello, rivedo ogni mattina, cercarsi una bambina dal viso più bello. Nascosta tra i cespugli, si vede nei capelli, nei riccioli ribelli, da quando impazzì. Signor Presidente, produco il reperto numero 4. Brava Alessandra, brava avvocato. In quella lettera c'è scritto che lei è stato visto per i corridoi della TV in compagnia di un noto funzionario, non nuovo, a dannose imprese televisive. È una bugia, avvocato, è una bugia, lo giro sulla testa di quei miei 6 figli che mi aspettano a casa col tovagliolo al collo e la forchetta in mano. Basta, basta con tutti questi ragazzini, 8, 10, 15, 20, 30 ragazzini, tutti con la bocca aperta, aspetta, basta. Fier, fier, ogni mio, vieni con me, ti voglio amare, non dir di no. Sbagliato epoca. Hai sbagliato epoca, volevi star là. Non dovevo fare quelle cose lì, avrei voluto fare. Che tenerezza ti fa rivederti? Beh, molta, anche perché con mamma è stata una, praticamente l'unica cosa che abbiamo fatto perché insieme. Perché poi lei è morta giovanissima, 52 anni sì, aveva. Esatto, quindi insomma quel pezzettino lì è per me una chicca, un ricordo, una chicca, sì. Tu hai scritto una cosa molto bella su di lei, che adesso... vi dico, perché l'amore è questo. L'ho scritto. È vero, spesso il lavoro la portava lontana da me, ma una parte di me dice anche per fortuna, perché mia madre se ne sarebbe andata così presto e questo lavoro che amava tanto almeno se l'è goduto. È vero, lo penso veramente. Okay. Perché è bello che abbia potuto, come dire, godere intensamente di quello che amava fare, perché altrimenti... Certo. Adesso io, quando mi chiedono dei pezzi, no? Ce ne sono pochi perché sono quelli. Poi c'è più nulla. Mio padre ha fatto delle altre cose dopo, ma lei? Com'è stato lui dopo la morte della sua adorata moglie? Insomma, è stato molto difficile per lui. Poi gli amici l'hanno molto accudito e coccolato, però non è stato facile. La centralinista Rai più il timpanista sordo dell'orchestra Rai, altri sketch da doppia coppia e canzonissima. Cominciamo bene sta giornata, eh? Pronto servizio Inzurti, parli e dica, come vuol protestare? Quale trasmissione? L'ora dell'agricoltore? Ah no, scusi, lei dice la trasmissione del cavolo, uno pensa subito all'ora dell'agricoltore, no? Invece si tratta della rubrica sapere, perché lei è un contadino. C'ha ragione, al contadino non lo fa sapere, in vana grinza, vero? Per carità, buongiorno. Pronto, Rai TV, parli e dica, che ha fatto un brutto sogno quando mi dispiace, che ha sognato? Ha sognato che Nuccio Costa era inseguito da 12 leoni inferociti? E poi è caduto i leoni tutto addosso? Bene, è una meraviglia, no, capito? Questo me lo chiama un brutto sogno? E che c'è di brutto? Ah, che è un sogno, che poi si è risvegliato, c'ha ragione pure lei, buongiorno. Che ho detto? Perché io parlo ma mica mi sento, questo è il dramma mio. Sono musicista, sono sordo e in più suono uno strumento che non è il mio. Io sono nato piattista, io ero primo piatto all'opera, adesso faccio il contorno al Teatro delle Vittorie, pazienza. Tu a quale sketch sei più affezionata? Quale programma? Ah beh, figurati, non saprei. Moltissimo canzonissima, quelli erano... E che cosa provavano insieme loro? Cioè loro a casa tu li recitavano, sì, gli sketch, sì. Quindi tu stavi lì, ti aggiravi e loro recitavano? Sì, continuamente. Sì, sì. E facevano le prove, non solo delle cose televisive, ma anche delle cose teatrali, uh-huh, che quindi erano... Grande amico di casa vostra era Marcello Mastroianni? Sì, sì, sì. Grande amico di tutti e due, insieme a Flora.
Mastroianni, amica mia Barbara, la loro figlia, e, ma tanti altri amici, da Tony Ucci a Elio Pandolfi, che è stato il grande amico di mia madre. No, insomma, diciamo, erano tutta la famiglia D'Amico, erano una grandissima squadra. E adesso è arrivato il momento del quiz di Cannoletta, vai! Eccolo, eccolo, abbiamo ascoltato Aggiungi un posto a tavola. Allora, visto che a Natale le nostre tavole verranno inondate dei piatti natalizi, oggi voglio interpellare gli affetti stabili su un piatto natalizio regionale. E per esattezza, Veneto, questa è la domanda, eccola qui. La domanda: nella tradizione, eccola qua, nella tradizione natalizia veronese, che cos'è il nadalin? Il nadalin è forse uno sformato di bietole, oppure un liquore, o un pesce al cartoccio, oppure un dolce poco lievitato. Noi abbiamo un veneto tra gli affetti stabili che oggi sarà quindi esente dalla, dal quiz, ovviamente, perché lo sa, e quindi interpelleremo tutti gli altri. Li lasciamo pensare, Serena? A noi era dobbiamo più facile se gli chiedi li lasciamo che cos'era. Pensare, sì, mando la pubblicità? Possiamo aspettare un attimo? Aspettiamo? Aspettiamo. Vai, falli ripetere. Allora, falli, va bene, proviamo. Poi accendiamo. Il volto di Peron già ci potrà svelare se stanno azzeccando o no. Freddy. Era più facile se chiedevi che cos'è uno speo del Puente Osei, secondo me, però va bene lo stesso. Ma guarda che io vento lo capisco, ma di eh? Ma che parlano? Che state dicendo? Vai, vai, tu. Freddy, proponi. Che cos'è il nadalin? Ma non lo so, ma... Dai, uno sformato di pietole. Non lo so. Ma la Scalo dice la uno sformato però, di pietole, cosa liquore, dice? Dico un liquore, vai. Perché dice, essendo veneti, noi giustamente un liquore, alziamo il livello. Esatto, okay, ciccate. Voi, ecco, voi ciccate. Allora... I veneti ciccano. Allora, forza, Peron, cosa dice il tuo volto? Non è contento. Massimi, fai rispondere, così allora, poi mando, vai, gli hanno risposto tutti. Sformato di bietole, abbiamo detto? Sformato di bietole, spariamo, che ovviamente è sbagliatissimo. No, è un dolce poco lievitato. Giustamente, mi è già arrivata la risposta. Sì. La vogliamo svelare dopo, Serena? Certo, svegliamola dopo. Dai, la risposta. Eccoci, la risposta che è stata data dalla new entry degli affetti stabili, signora Sant'Agata. Che cos'è il nadalin? Un dolce natalizio. È un dolce natalizio. E qual è la pronuncia, caro? Perché arriva da nadae, nadae, nadain. Dain, nadain. E ciò. Ma come non saperlo? È natalino. Giovanna è dorata, noi... Oggi siamo molto felici di averti con noi, perché non volevamo, cosa vuol dire, lasciarti solo al giorno del compleanno di Tony. Grazie. Che peraltro si lega al papà di Alessandra, perché entrambi hanno fatto Canzonissima. Sì. Quindi lo vorrei vedere, Tony Sant'Agata, che oggi avrebbe compiuto 87 anni. Come stai, Giovanna? Stavo meglio quando c'era lui, però insomma si va avanti. Lo vediamo, la Canzonissima di Tony. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle 5 sera. Che si mangia la zita alle 5 sera. 5 piatti di maccherone, li braciole e i cannelloni, 4 colombe che vanno volando e con 3 pesci che vanno nuotando, e 2 lepre ben correnti e un panere di pere calante. Un panere di pere calante, sempre la zita la tavola nanza. Un panere di pere calante, sempre la zita la tavola nanza. Io sono Maritiella, assai curiosa, da una cantinesca, da nata trasa. Quando ritorno a casa, tutta imbrieca, dico mullera mia, facciamo la pace. Lena, mia cara Lena, tu sei la pena di questo cuore. Vorrei coprir la tua bocca, baci, 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 per sentirti quanto ti piaci. E se le corna tue fossero bandiere, sarebbe tutti i giorni festa nazionale. Quanto è bella rubrir l'amore, tu secondo più bella. Giovanna mia, i nipoti come stanno? Stanno bene, crescono,
crescono. Vi rivediamo insieme qui da noi, Toni e Giovanna, qui da noi insieme nella intervista del 22 ottobre 2021. Beh, questa qua è stata scritta proprio per lei, eh? Ci incontrammo dove il fiume incontra il mare. Intanto il sole, la più bella eri tu. Ma prima che spuntasse la luna nuova, il tuo sorriso m'aveva già detto sì. Dolce amore, era bello tenerti per mano tra gli alberi in fiore. Dolce amore, ora cerco nell'aria il profumo e il tuo sapore. E io le dico sempre che sono innamorata, anche quando li fa. Sono innamorato di te. Quanto è bello essere innamorati. Tu sì, sei sempre, sì. Sei ancora innamorata di Toni? Io sono sempre innamorata. E che cosa hai trovato nel telefonino? Allora, io ho sempre i suoi telefoni e quindi ogni tanto li accendo. E sono andata a sfulciare dove ci sono tutti i filmati. E ho trovato un filmato suo. Allora, c'è lui che in bagno la mattina davanti allo specchio prova il ritmo di una canzone. E io guardo e dico, ma che sta provando? Ma Dio, mi sembrava strano. Poi, lo stesso giorno, si è seduto sul divano, ha preso la chitarra e ha abbozzato una canzone. E chiaramente io me la sono registrata, è solo un abbozzo. Però ce l'hai, è una cosa, un inedito quindi. C'ho le parole. E poi, insomma, voi siete stati insieme quanti anni? Allora, noi nel 2019 abbiamo fatto 50 anni di matrimonio. Abbiamo fatto in tempo a festeggiare i 50 anni ed è stato bellissimo. E loro poi, e peraltro, era così felice. Hanno superato anche il dolore della morte di Francesco, sì. Saverio, il vostro figlio. Però ci sono i nipoti. Sì, 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 ci sono i nipoti. E infatti, nel nostro piccolo noi ti siamo sempre vicini, Giovanna, lo sai che ci sentiamo ogni tanto. Mia nipote mi ha mandato un messaggio stamattina, Sofia. Stai bene, nonna? Stai tranquilla? Esatto, tu stai con noi, quindi non puoi stare più tranquilla, tesoro mio. Grazie. Canzonissima 1968. Uno che ha 150 milioni va al ristorante, paga il conto con un biglietto da 50.000 lire e dice il resto mancia. Uno che non ha 150 milioni paga al ristorante il conto con un biglietto da 1.000 e dice il resto manca. Sei... Se il medico ti dice che il fumo ti può danneggiare nel tuo lavoro... Se non hai 150 milioni, smetti di fumare. E se ce l'hai, smetti di lavorare. Ah. Uno che ha 150 milioni non deve far niente per essere il padrone del proprio futuro. Uno che non li ha deve lavorare come un matto tutta la vita per essere il futuro del proprio padrone. Insomma, chi ha 150 milioni può cambiare la situazione da così a così. E chi non li ha 150 milioni può cambiare la situazione da così a così. Che è? Si è bloccata la mano? No, si è bloccata la situazione. Quando morì papà, Gigi Proietti scrisse un sonetto su di lui, rimarcando il fatto che era stonato. Come una campana, sì. Stonatissimo. E quando doveva cantare a teatro, gli dovevano scrivere... cantava le parole. Diciamo, su musica, ma era proprio stonatissimo. La cosa più importante che ti hanno lasciato i tuoi genitori? A parte l'allegria, immagino. Mm. Ma non lo so, a me viene da dire un senso della professionalità. Mm. Quindi tutti i campi che io ho toccato, ho cercato di toccarli con professionalità, non con pressappochismo. Ecco, per loro erano precisi. Che mi sembra una cosa importante. Grazie Alessandra Panelli per averci raccontato la tua famiglia. Continuiamo a raccontare le storie di famiglia, perché noi più raccontiamo le storie delle altre famiglie, più impariamo qualcosa anche sulle nostre.